il male, la fascinazione del male, i serial killer, il giallo, il thriller, generi letterari molto amati da lettori e lettrici di tutto il mondo, fin dal Bao Bao raccontato nei libri per l'infanzia, che poi ci seguono e si evolvono con l'età e con il cambiamento, insomma, del gusto dei lettori e delle lettrici, per scoprire come e in che modo, insomma, si crea la psicologia di un personaggio, di un serial killer, ma anche di un investigatore o di un'investigatrice, che seguono le vicende in questo dialogo continuo, in questo duello, che risale fino alla notte dei tempi, direi, tra il bene e il male. Appunto, ho il piacere di avere qui con noi nello stand di RBE al Salone del Libro al Lingotto due ospiti, un ospite presente qui con noi al nostro stand e un ospite in remoto. Partiamo con l'ospite presente qui con noi, lo scrittore, giallista, già autore di anche un altro programma di RBE, L'Ora Blu, Massimo Tallone. Massimo, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a te Claudio, buongiorno a tutti. Insomma, io voglio capire qualcosa di più, Sara e Massimo, dovete capire che io sono una persona molto curiosa e quindi leggo gialli, leggo thriller, mi piace questo genere, mi piace come sa, insomma, attirarci e appassionarci. Sappiamo che è un genere che in realtà riguarda vari media. Ecco, a noi quello che interessa oggi, ad esempio, è ovviamente il libro, la lettura, il racconto, il romanzo, thriller, giallo, noir, anche qua ci sarebbe da parlare sulle varie definizioni, vero Massimo? Ecco, innanzitutto, come si può creare un personaggio? Si parte dalla cronaca, lo si crea? Non ti chiedo tutti i ferri del mestiere, perché per noi lo scrittore o la scrittrice è davvero un artigiano della parola. Però insomma, qualche dettaglio che possa magari incuriosire chi ci ascolta e ci guarda. Allora, intanto dico subito una cosa. Io attingo poco o nulla dalla realtà, nel senso di cronaca nera. Non studio i serial killer o gli omicidi più efferati che ci rivela la cronaca. Io paradossalmente, intanto dal punto di vista tecnico, dico sempre a tutti quando scrivono di preparare la scheda dei personaggi. Quindi prima di cominciare a scrivere io ho almeno 5-6 pagine in cui ho la carta d'identità, il numero di scarpe, cosa mangia e cosa allergico il personaggio, maschio o femmina che sia, per averne una piena e presente esperienza intima di quella figura. Perché tu conduci anche corsi di scrittura, sì, Massimo. Sì, da molti anni, certo. La mia scuola si chiama Collegio Beniamenta e funziona molto bene. Però dicevo, paradossalmente, io attingo per i personaggi principali da me. Ovvero, in questo momento sto scrivendo un noir, poi se vogliamo la distinzione tra giallo e noir andrebbe fatta, sì, certo. Molto rapida. Ma sto scrivendo un noir in cui un personaggio è costretto a diventare criminale per delle ragioni che adesso sarebbe lungo spiegare, e io mi chiedo, ma se fossi io al suo posto, che reazioni avrei, che progresso psicologico avrei, che resistenze avrei, che tipo di lotta farei in me per arrivare a quell'esito o per evitarlo. Ecco, io produco parti di me che sono silenti, il criminale, l'assassino, la donna, l'uomo, e ogni volta esploro me per arrivare a una parte che non conosco di me e metterla nel libro. Massimo, a questo punto il personaggio che si delinea, il cattivo, il villain, insomma, della storia, è il suo contrario o i suoi contrari, coloro che contrastano e che comunque fanno da contraltare, che in realtà fanno parte forse della stessa sfera, vero Massimo? Siamo sempre noi come lettori e lettrici, possiamo immedesimarci, prendere le parti di uno dell'altro, forse capire che in realtà i due confini non sono poi così tagliati con l'accetta, diciamo, parlando sempre di un mezzo che possono aiutare, che aiuta certi personaggi nei tuoi racconti. Io so. Allora, no, certamente Claudio, la separazione netta fra bene e male è addirittura infantile, non è così, i confini sono non solo sono flessibili, sono addirittura ampi, cioè sono zone di coesistenza. Dr. Jekyll e Mr. Hyde è una semplificazione, certo, di questa scissione, ma è molto una semplificazione, infatti è noto ormai da la psicologa ne sa più di me, ma che coesistono zone di sovrapposizione tra Hyde e Jekyll, e sono tutte plausibili e tutte disponibili. Del resto la possibilità per ogni autore di accedere a zone remote di sé per dare vita ai personaggi e dare profondità e spessore è rivelata anche da Flaubert, quando gli hanno chiesto chi era Madame Bovary delle signore di Rouen, lui ha detto Madame Bovary c'est moi,
Voilà. Cosa vuol dire? Vuol dire che lui ha cavato da sé una parte di esplorazione, ed è difficile. Lui aveva 30 anni quando ha cominciato Madame Bovary e 35 quando l'ha finito, ed è difficile immaginare un affresco di profondità psicologica superiore a quello che ha fatto Flaubert su una donna giovane 22enne. Ecco, questo è uno dei casi più elementari, ma più noti. Ma è così, noi autori dobbiamo lavorare molto più su di noi che sull'esterno. Però qui, per toccare il punto che hai citato in apertura, cioè il riferimento alla, diciamo, al personaggio buono, al personaggio positivo di una eventuale schermaglia noir, allora io in questo caso qui vengo un po' meno alla mia regola e non attingo da me, perché non ho la certezza di avere, di avere veramente dei buoni requisiti sul campo del bene, sul campo della dignità, della moralità. O rischio di essere presuntuoso o rischio di fare di me una macchietta. Allora attingo in quel caso dalla letteratura e ho dei personaggi come il principe Mishkin, dell'idiota, delle persone di una specchiata lealtà, onestà, ma al tempo stesso a questi personaggi di grande nobiltà interiore e anche comportamentale io cerco sempre di dare anche qualche difettuccio, altrimenti diventano un po' iconografici, no? Un po'. Quindi li rendi umani. Li rendo umani con qualche macchietta. Bene, bene, bene. Sara, dottoressa Sara sì. Leone con noi in collegamento. Massimo ha introdotto il prendere spunto per i personaggi sia cattivi che buoni, evidentemente da noi stessi, ne abbiamo parlato poco fa. Ecco, l'immedesimarsi in questi personaggi, nei racconti, anche letterari, come diceva Massimo poco fa, oppure nei film, nelle serie TV, in TV, ecco, l'immedesimarsi noi come lettori e lettrici, come persone in quello che è appunto ciò che ci circonda. Questo può aiutare, e con questo insomma vorrei toccare un aspetto annoso, direi, se ne parla molto sull'influenza, no, della letteratura, del cinema, dei media in generale sui nostri comportamenti. Quanto può essere davvero influente, Sara, tutto questo nei lettori e nelle lettrici? Ma allora, diciamo che Massimo ha toccato un punto molto importante, poiché durante la stesura di un racconto ci si immedesima perché, appunto, come ho detto prima, vengono emerse delle zone d'ombra e quindi vengono riportate a galla. In più, l'immedesimazione riguarda anche ciò che, insomma, in qualche modo è il motore motivazionale che muove, diciamo così, l'assassino, il cattivo, il villain, come l'hai definito tu di prima, e cioè una fantasia. Una fantasia che può essere una fantasia subconscia, una fantasia perversa che, ahimè, abbiamo tutti quanti e teniamo ben nascosta. Questa non bisogna trincerarsi dietro questo aspetto perché è così. Di conseguenza l'immedesimazione non fa altro che concedere al lettore quella finestra in cui rispecchiarsi e finalmente anche proiettare quelle che potrebbero astrattamente essere delle azioni che compierebbe in una occasione in cui ci fosse un vero e proprio una vera e propria occasione. Di conseguenza l'immedesimazione, diciamo che è anche un po' una liberazione della serie. Ah, quindi non sono solo io che provo questo genere di fantasie, sento in me questo genere di trasporto, di pulsione, okay? Quindi diciamo che un po' solidarizza con quasi tutti i lettori. Un certo tipo di pubblico che guardando questi media, questi contenuti, può ispirarsi, possono essere ispiranti per possibili criminali, per persone che magari sono particolarmente sensibili, possono quindi trarre ispirazione e quindi è il caso insomma di censurare o di chiudere, insomma, di dedicare questi contenuti solo a, come dire, mettendo tutte le varie didascalie in fondo. Chiaro, se guardi la serie di Jeffrey Dahmer non è che poi prendi ispirazione e il giorno dopo diventi un serial killer, quello no, perché di base devi avere comunque una dimensione personologica, psicologica già instabile di per sé. Però, ad esempio,
Per quanto riguarda gli adolescenti, questo è un tema molto importante, certo, e anche pericoloso, nel senso che purtroppo la cronaca ci ha ridato delle situazioni, dei fatti in cui appunto adolescenti, traendo spunto da video, serie e partendo già da una dimensione comunque già corrotta a livello personologico, purtroppo, ahimè, hanno dato poi spunto a delle condotte criminali. Ecco, quello sì. Quindi può essere uno spunto, evidentemente, per certe persone, ecco, mettiamola così. Sì, ecco, nel senso... Vai Sara, prego. Solo un'ultima cosa. Diciamo che questo un po' va a collegarsi anche con lo sviluppo della personalità. Per questo l'adolescente o comunque il giovane in età evolutiva è più a rischio, proprio perché l'aspetto della razionalità, della consapevolezza non si è ancora formata. Quindi certo, è più facile che un adolescente, un giovane adulto possa cadere in questo tipo di simulazione, emulazione, piuttosto che un adulto. Ecco, volevo precisarlo. Certo. Questa, e quindi per questo è importante che questi contenuti siano per un pubblico oltre i 14 anni oppure oltre dai 18 anni in su, insomma, quindi c'è un motivo se questi contenuti, Massimo e Sara, sono dedicati a un pubblico mediamente adulto. Per passare a un altro tema adesso, tocchiamo un altro aspetto. Massimo, abbiamo parlato del personaggio, il cattivo della storia, adesso io vorrei introdurre il buono, anche il buono, anche questo, insomma, deve capire dove vuole arrivare il cattivo, deve essere cattivo lui stesso per essere buono. Non so se sono riuscito a spiegare quello che volevo dire. Benissimo, benissimo. No, certo, è tipicamente da Maigret, no? Quel tipo di indagine basata non tanto sulla capacità deduttiva di Sherlock Holmes, che è molto intelligente, quindi mette insieme tutti i puntini come nella settimana enigmistica e trova la soluzione. Maigret è il contrario di Sherlock Holmes. Maigret entra in sintonia con gli ambienti, quindi si fa contagiare dalle psicologie, dalle emozioni, dalle tensioni, da tutta la sfera, anche non del tutto conscia, di personaggi più o meno buoni o cattivi, ma che sono l'humus in cui si svolge la sua indagine. E in questa sorta di scambio osmotico tra il buono e il cattivo, Maigret riesce a trovare la soluzione impregnandosi di quella pasta più o meno avvelenata dell'altro. Però e questo, secondo me, è il punto più alto dal punto di vista dell'utilità, no? Come ne parlavamo prima, dell'utilità dell'opera. Un'opera letteraria, diceva prima Claudio, prima che andassimo in onda, deve essere utile, e questo tipo di operazione che distingue appunto il giallo dal noir, secondo me, è utilissima. Sara, collegandoci a quello che abbiamo ascoltato poco fa con Massimo, ecco, l'investigatore o l'investigatrice deve avere una parte di sé in grado di scoprire, oppure, che so, di governare quella parte criminale o comunque quella parte nera di cui parlavamo anche in apertura. Quindi l'investigatore, colui o l'investigatrice che indaga su un crimine, deve essere in grado di poterlo scoprire, deve essere anche in grado di essere a sua volta psicologo in questa partita scacchi, chiamiamola così, tra questi due personaggi. Sì, allora diciamo che la differenza sostanziale tra un investigatore nella realtà e un investigatore all'interno dei romanzi polizieschi o noir è sempre comunque un po' stereotipato, quindi di solito l'investigatore è un uomo caratterizzato da una mezza età, da una situazione matrimoniale sempre abbastanza instabile, disfunzionale, con una grande esperienza dietro di sé, quindi è un uomo navigato che ha esperienza nel proprio lavoro e ha una sensibilità superiore, perché riesce a sviluppare quella sorta di deduzione che viene tratta un po' dall'esperienza. Ecco, quindi è un uomo che all'interno dei romanzi gialli è un po' stereotipato, caratterizzato a volte sotto forma di un personaggio, anche se vogliamo, passami il termine, un po' goffo, ma che invece nasconde una potenzialità investigativa, una deduzione, una sensibilità in grado poi di arrivare attraverso i vari indizi a
una soluzione che abbia una sua oggettiva logicità, ecco. Certo, certo. L'ultimo aspetto che volevo introdurre con voi, Massimo e Sara, riguarda le tracce che il cattivo o la cattiva della storia lascia, perché vuole in realtà farsi beccare dall'investigatore e dall'investigatrice, secondo voi? E inizierei con Massimo, poi Sara. Ma se guardiamo dal punto di vista psicoanalitico, sì, ovviamente, perché le tracce sono tutte inconsciamente volute, no? Psicopatologia della vita quotidiana e compagnia bella, oppure la necessità quanto più o meno profonda di espiare pur essendo autori del reato, sono tutte spinte che la psicologa sa e conosce meglio di me, ma che appartengono comunque ormai alla cultura e alla sensibilità che abbiamo tutti noi. Però la potenza narrativa di un'opera letteraria non è appunto nella tecnica e nell'esplorazione psicologica, ma negli ostacoli e nella danza che tra lettore e scrittore si conduce. Io certe volte arrivo a pagina 250 di un romanzo e per pura cattiveria vado a pagina 30, inserisco un dettaglio minuscolo ma molto significativo, una chiavetta con una testolina verde, che se uno è molto bravo a collegare serve come indizio, oppure serve come depistaggio. Certo. Quindi certo, le tracce ci sono e andrebbero comunque sia garantite dal punto, nel classico del giallo il lettore deve avere le stesse potenzialità del detective di risolvere l'enigma. Certo. Per il noir è un po' meno schematica, okay, questa cosa. Okay. Sì, no, Massimo ha colto proprio il punto, perché il discorso del farsi scoprire sì inconsciamente soprattutto il serial killer o comunque l'assassino efferato parte sempre da una dimensione personologica di tipo narcisistico, per cui quello che interessa è quello comunque di emergere, comunque di essere il protagonista. Di conseguenza, la maggior parte delle volte il suo staging piuttosto che la metodologia utilizzata è più una sfida, e si crea quindi questo gioco perverso tra, certo, il gatto e il topo, ok? Quindi di conseguenza sì, la risposta è sicuramente il colpevole ha una dimensione psicologica che lo porta poi a svelarsi e dunque probabilmente a non sentirsi neanche poi così in trappola, perché, certo, l'importante è che se ne parli, insomma. Ecco, e sfidare, no? Magari il proprio avversario o i propri avversari. Insomma, abbiamo cercato di andare un po' nel dietro le quinte della psicologia fondamentale, Massimo, per creare un racconto vincente. È importante creare personaggi che siano appunto plausibili, credibili, ecco. Terminerei con te con una sottolineatura su questi mondi, quello del noir, del giallo. Il giallo ricorda la copertina di una serie, di una collana Mondadori, che insomma ha reso questo genere noto, molto noto in Italia. Il noir, il thriller, il giallo, questa è la base, penso, della scuola di scrittura, però insomma dai, ribadiamolo. Sì, allora molto velocemente, sì. Il giallo, che in Italia si chiama così, è solo in Italia per la copertina del 29 di Mondadori, il giallo nasce con una natura consolatoria, si parte da una situazione di ordine e stabilità, il crimine irrompe nella società e porta il caos e porta il disordine, il detective riporta di nuovo l'ordine, arresta il cattivo o lo uccide, e noi siamo felici e contenti, il male sta di qua e l'abbiamo eliminato, il bene sta di là e sta dalla parte nostra e noi siamo tutti contenti. Con Chandler, Hammett e la scuola di Los Angeles negli anni 30 le cose cambiano, loro dicono non è così aritmetica come fa Agatha Christie, non è così aritmetica il bilancio fra bene e male, anzi il male alla fine lascia più tracce, più ferite, più cicatrici al di là dell'esito giudiziario dell'opera. Quindi loro lavorano e inventano il noir, no? Lavorano sulla qualità del male, sulla quantità di male, non guardano tanto alle trame e alla soluzione positiva, guardano allo scavo, guardano a quanto è sporca la società o quanto è sporco l'individuo, quanto è corrotto anche il detective come Marlowe, come sono sfrangiati tutti i caratteri,
Ecco, il noir è questa opera, è un genere nel quale, forse ormai è letteratura tout court, secondo alcuni, il noir è l'evento letterario, il gesto letterario grazie al quale si esplora il male nelle sue forme proteiformi, perché nelle sue forme che si plasmano con la società, con l'individuo, il male c'è sempre, muta, ed è in grado di affiorare da microscopiche fessure e liberarsi o nell'individuo attraverso le crepe psichiche o nella società attraverso crepe politiche. Ecco, quindi insomma abbiamo cercato di dare anche una definizione di questi mondi, quello del giallo, del noir francese, il noir e il thriller. Sara, una mia ultima curiosità per chiudere questa nostra bella chiacchierata riguarda come si stanno evolvendo tutti questi aspetti che riguardano la psicologia criminale in questi anni, secondo il tuo lavoro. Sì, allora, l'evoluzione c'è a partire dai primi anni Ottanta, in cui compare forse per la prima volta il profiler, che va a coadiuvare le indagini della polizia. Di conseguenza, il fatto di avere sempre più esperti in grado di profilare e descrivere l'agito e la personalità dell'assassino, del serial killer, comunque della mente disturbata, ci dà un aiuto in più, intanto per prevenire e poi per andare un po' a collocare il tipo di personalità all'interno di un quadro psicologico ben preciso. Questo aiuta poi gli inquirenti a riuscire in qualche modo a restringere, no, l'imbuto verso il potenziale colpevole, ecco. E l'evoluzione c'è, perché adesso diciamo che quasi tutti i criminali hanno delle matrici psicologiche che sono già in qualche modo cristallizzate, sono già note, sono già scritte. Di conseguenza è molto più semplice poi risalire attraverso uno studio della personalità e quindi del movente a quello che poi spinge, certo, l'assassino a compiere un determinato reato e di conseguenza poi riuscire a provare. Okay. E risale più che altro all'infanzia, proprio in breve, Sara. L'infanzia è importante nella formazione evidentemente di queste personalità. L'infanzia è centrale, l'infanzia è il momento in cui viene in qualche modo costruita la propria personalità, il tipo di attaccamento, il tipo di accudimento che hanno avuto a partire dai primissimi giorni, addirittura ancora in periodo embriologico. Quindi certo, sì, assolutamente l'infanzia è centrale in questo. D'accordo. Massimo, Sara, io vi ringrazio per essere stati con noi, e sarei andato avanti, ma non si può, siamo arrivati al termine del nostro spazio. Massimo Tallone, invito ovviamente a leggere i tuoi lavori. Tu sei qua presente in due stand, tra l'altro. Sì, sì, due sono case qui con Capricorno Edizioni, dove ho il mio ultimo noir, che è l'agenzia matrimoniale, dove non c'è un detective, ma solo dei cattivissimi e dei meno cattivi. Ah, quindi okay, la guerra non è tra buono, bene e male, è tra male e malissimo. Vedete come si può evolvere il racconto, è meraviglioso. E poi per con Golem ho pubblicato insieme allo psicoanalista Omar Fassio il secondo, ecco, di un lavoro epistolare, Corrispondenze 2, sul tema del romanzo di formazione. Quindi ho contatti sia oggi con Sara Leone sia altrove con gli psichi qualcosa, e quindi mi trovo a casa. Sara, invece, per scoprire il tuo lavoro, so che pubblichi anche dei video contenuti che ci aiutano magari a capire qualcosa di più rispetto alla tua professione di criminologa, dove possiamo avere tutte le informazioni? Ma allora, intanto, seguendo anche la mia pagina Instagram, io tendenzialmente pubblico quello che si può pubblicare, ecco, certo, diciamo, chiaro, che sono anche tenuta a non poter, certo, esprimere, certo, ecco. Di fatto poi io, lavorando come perito e consulente del Tribunale di Ivrea, lavoro più su appunto incarichi da parte del giudice, oppure come consulente di parte nel caso in cui appunto necessiti una consulenza il cliente, l'assistenza. Abbiamo avuto con noi qui su RBA lo stand N146 del padiglione 3 al Salone del Libro di Torino 2024, la dottoressa Sara Leone, che saluto. Grazie Sara per essere stata con noi, buon lavoro e buon proseguimento. Grazie.
Grazie ancora e salutiamo Massimo Tallone, scrittore che abbiamo ritrovato ben volentieri qui su RBA. Io ti auguro di avere sempre questa voglia di reimmaginare il genere noir, il giallo, il thriller. Grazie. Grazie a te, grazie a tutti e buon lavoro.